Ragazzi, buongiorno! Sapete qual è la palestra con le recensioni peggiori d'Italia? O comunque una delle palestre con le recensioni peggiori? La McFit. Sì, penso che sia la palestra più popolata d'Italia, ma allo stesso tempo è quella con le recensioni peggiori su TripAdvisor, con una media di 1,5 stelle. Niente ragazzi, oggi mi sono fatto un'oretta di macchina, sono venuto a Roma per cercare di capire se la McFit è davvero così male per allenarsi. Guardi, ero venuto per fare una prova, avevo visto su internet che c'era la possibilità di fare... Va benissimo, grazie mille. Ragazzi, allora, sono in bagno. Gli spogliatoi sono pazzeschi, ovviamente non posso farveli vedere perché potete immaginare. Io sono venuto in una delle McFit più nuove che ci siano. Vi lascio qui la via. Questa è stata aperta circa 2 anni fa, quindi mi aspetto macchinari nuovissimi. Per adesso la palestra è pazzesca. Ma visto che su TripAdvisor la cosa più criticata era il fatto che ci fosse sempre troppa gente, sono venuto nell'orario di punta, cioè alle 6 di pomeriggio, per valutare questa cosa. Ragazzi, mi aspettavo tanta gente, ma questa roba è esagerata. Cioè, negli spogliatoi ci saranno 50 ragazzi, è una cosa paurosa. Comunque andiamo in sala pesi, vediamo com'è quella. Per adesso sono un po' spaventato. Ragazzi, palestra semplicemente enorme e fighissima, cioè veramente piena di roba, mi sembra abbiano anche un'ottima struttura per quello che devo fare io, cioè trazioni pesanti ed altre cose. Però ragazzi, cioè io non ho mai visto tutta questa gente in una palestra. La palestra è grande, però ragazzi, cioè è una cosa, vi giuro, invivibile. È veramente assurdo, probabilmente perché c'è appena stato il Black Friday e hanno fatto delle offerte, però... Cioè ragazzi, non ci si può allenare così. Comunque provo, inizio. Io mi faccio la mia scheda, che quindi devo fare trazioni pesanti, almeno proviamo un pochino anche l'attrezzatura con alti carichi e panca piana e poche altre cose. Poi proviamo qualche macchinario così. Vediamo come va l'allenamento. Sinceramente sono un po' preoccupato. Ovviamente comunque ho già preso il pre-workout, eh? Sottolineiamolo. Prozis, codice sconto, LucaYT. Niente, vado a scaldarmi per bene e partiamo. Scusami, mi posso fare una serie? Ok, grazie. Struttura ragazzi bella, ma la sbarra fa cagare. Brutta, brutta, brutta. Devo dire che i dischi non sono niente male. Andate bene, merito della banda che ha messo un ragazzo, cioè è stato tipo un genio. Adesso lavoro un po' più tecnico, triple conferma. Ragazzi, comunque hanno messo la musica tipo a livelli un po' sopra il limite umano. Ragazzi, allora adesso devo fare panca. Vediamo se sarà fattibile farlo, se ci saranno tipo 60 persone. Ragazzi, come pensavo, ci sono 3 panche tutte occupate da già coppie che si alternano. Quindi devo aspettare. Certo ragazzi, che prima ricevevo sguardi perché facevo 60 kg in trazione, adesso per il petto infortunato devo fare 40 kg di panca piana. Proprio dalle stelle alle stalle. Però vi devo dire, panche non male, non pazzesche, però meglio di tutte le altre palestre commerciali che ho provato. E sono rimasto stupito perché hanno sia i bilancieri da 30 mm che da 29 mm. Anche con la zigrinatura al centro per fare squat. Ragazzi, è una cosa rarissima, fidatevi. Cioè, comunque qui dovete mettere in chiaro che se vi volete allenare, vi dovete allenare alternandovi in qualunque esercizio. Ragazzi, finito con la panca. Intanto sono molto contento perché per chi non mi conosce, mi ero fatto male al pettorale, un affaticamento. Sto recuperando bene. Oggi veramente zero dolori, sì, peso da bambina, però zero dolori, quindi bene. Comunque adesso facciamo un altro po' di trazioni
E poi vi dico cosa ne penso della parte dei pesi liberi in questa palestra, quindi l'attrezzatura per fare squat, stacco, panca, trazioni, dip e basta, penso. Così poi passiamo a provare un pochino di macchinari, se riusciamo, visto la gente che c'è. Ragazzi, ho scoperto qual è stato il problema che ha sovraffollato questa palestra. Parlando con un po' di ragazzi McFit che sono venuti a fare due chiacchiere, a farmi un saluto, tra parentesi ringrazio tutti quelli che hanno perso 5 minuti per venire a salutarmi, siete stati carinissimi. Ho scoperto che questa situazione si è creata qualche mese fa, 2-3 mesi fa, quando la McFit ha fatto un'offerta che consisteva nel fare un abbonamento annuale in cui i primi 6 mesi costavano 1 euro al mese. Lì ovviamente, ragazzi, un sacco di persone si sono iscritte alla palestra e purtroppo tutti i vecchi abbonati si sono sentiti truffati perché avevano pagato un abbonamento a prezzo pieno ma si erano trovati in una palestra sovraffollata e quindi, giustamente mi viene da dire, hanno iniziato a lasciare un sacco di recensioni negative che hanno portato la McFit ad avere questa media assurda su TripAdvisor. Allora ragazzi, ho finito coi pesi liberi completamente. Adesso io devo fare un po' di lat machine, un po' di croci e poi proviamo qualche macchinario. Attrezzatura libera, cosa posso dirvi? È nella media, non è top ma non fa neanche schifo, cioè decisamente molto di peggio. La struttura alla fine è media perché è una bella struttura, ma le sbarre hanno un brutto grip. Hanno parallele di diversi tipi, sia quelle che si attaccano al rack che altre un po' particolari che in realtà non utilizzerei. Bilancieri non sono di una marca top, però non sono neanche malissimo, diciamo utilizzabili. Hanno il rack per fare squat, anche se con lo specchio davanti male male. Hanno la pedana per stacchi, anche per i dischi, sempre nella media. Diciamo che in una scala da 1 a 10 gli darei un 7,5. Detto questo, sicuramente se siete atleti tipo me che puntano a migliorare la forza, non è sicuramente la palestra migliore. Scommesse su quanto tempo ci metterò per trovare una lat machine libera? 3 hours later. Mi sto alternando con 6 persone, non mi era mai successo in vita mia. Per quanto riguarda i macchinari, la McFit devo dire che non era messa male. Questa palestra era costruita su 2 piani diversi. Nel piano di sotto c'erano tutti i macchinari con pacco pesi e cavi. C'erano diverse zone, una dedicata al petto, una alle gambe, alle spalle, alle braccia, eccetera, eccetera. Invece al piano superiore c'erano dei macchinari a carico libero, pensati secondo me per chi era ad un livello un po' più alto. Devo dire, c'erano dei macchinari abbastanza particolari e carini, ma il funzionamento di quelli a carico libero sinceramente non mi piaceva. Ne ho provato qualcuno, quelli che riuscivo visto che c'erano 3000 persone nella palestra, e sinceramente il profilo di resistenza non mi piaceva per nulla. Il problema di queste macchine è che all'inizio sono difficili, ma alla fine non c'è più resistenza, cioè alla fine è come muoversi senza peso. Invece quelli con il cavo secondo me erano davvero ottimi, tutti quelli che ho provato spaccavano. Decisamente meglio queste. Queste ragazzi decisamente meglio, anche perché hanno anche un blocco pesi bello grosso. Sui macchinari devo dire niente male. Tra parentesi, avrei provato anche le panchette per fare spinte o la zona manubri per fare alzate laterali, ma ragazzi era inavvicinabile, vi giuro. Avrei dovuto aspettare un'ora soltanto per fare una serie e non mi sembrava il caso. Comunque i manubri arrivavano fino a 48 kg, quindi non male. Certo, difficile usarli, però c'erano. Ragazzi, basta palestra, adesso chiediamo i prezzi e poi tiriamo le conclusioni finali. Mi sarei voluto fare la doccia, però ragazzi, avete presente 2 docce che funzionano e tipo 70 persone in fila? Ecco. Mensile, 39,90 al mese con 32 di iscrizione. Ok. Annuale, 29,90 al mese con 30 di iscrizione. Vi posso dire, prezzi pensavo decisamente meno. Comunque, ricapitolando, macchinari non male, alla fine tanta varietà e non sono male. Pesi liberi non male, però ragazzi, non mi iscriverei mai in una McFit. Probabilmente peggior palestra provata fino ad ora nella mia vita. Cioè ragazzi, è impossibile che per fare un allenamento ci vogliono 4 ore e tutti i tempi di recupero sono sfanculati. E niente ragazzi, quindi pure oggi mi sono mangiato una possibile collaborazione con un'azienda grossa. Dai!